dire che c'è un grande bisogno della sua presenza, della sua fede e della sua energia creativa, come lo stiamo vedendo in questi mesi, affinché la nostra fede sia operosa e diventi costante ricerca, continua testimonianza e alimento di speranza, che non tema l'avversità, le contrarietà e i tanti problemi che permeano la nostra realtà. Buonasera a tutti. Anche quest'anno ci ritroviamo qui riuniti per festeggiare il nostro caro patrono San Giuseppe. Ringrazio tutti voi presenti e in particolare il nostro vescovo Monsignor Stefano Vecchio per averci onorato della sua presenza. Come membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale, a nome di tutta la comunità, le do il benvenuto in questa chiesa madre del Santo Domenico da Laura. Ci sta onorando della sua presenza per la seconda volta in pochi mesi. Il 18 marzo scorso era qui con i gruppi di rinnovamento dello spirito della diocesi. Oggi, dopo molti anni, il nostro padre vescovo presenzierà la celebrazione eucaristica per la festa del Santo Patrono, glorioso San Giuseppe, quindi la gioia per tutta la vita. Eccellenza Reverendissima, siamo qui riuniti oggi per celebrare la nostra festa patronale in onore di San Giuseppe. Con queste parole vorrei esprimere a nome di tutti i ragazzi della parrocchia il nostro riconoscimento per essere qui oggi. È stato un vero onore e una grande gioia incontrarla e conoscerla. Le sue parole, la sua gentilezza e la sua presenza ci ispirano profondamente. La ringraziamo perché ci trasmette il valore del suo cuore e l'amore di Dio. Ci sentiamo fortunati ad avere un vescovo come lei, che ha a cuore i miei bambini, giovani e non solo.
Santo. Amen. La pace sia con voi. Reverendissimo Padre, la Chiesa che in Santa Domenica Talao pellegrina per la festa di San Giuseppe, patrono del paese, le chiede di benedire quest'ora per accendere la lampada votiva, perché arda perennemente dinanzi alla statua del nostro Santo Patrono, come segno di fede e gratitudine. Con questa luce pasquale riaccendi la lampada votiva al Santo Patrono di Santa Domenica Talao, perché la sacrezza del Vangelo fondi la civile convivenza della nostra gente. A nome di tutti gli abitanti di questo paese e di tutti gli emigrati, rinnova a te, San Giuseppe, l'offerta dell'olio, riaccendendo la lampada votiva. Con questo simbolico gesto esprimiamo l'amore che tutti i santadomenicani hanno per te e imploriamo la tua costante protezione. Vigilo San Giuseppe, grande patriarca sul nostro popolo, illumina i governanti, veglia sulle sorti d'Italia, guarda con benevolenza il nostro paese, rafforzi i vincoli di unità, solidarietà, fraternità, benedici tutti i lavoratori, dona loro e a te tutte le famiglie prosperità e pace. Preghiamo. O Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. Per il nostro Vescovo Stefano, ricompensa, o Padre, la generosità e la dedizione con cui serve la nostra diocesi. Il tuo spirito lo accompagna ancora nell'offrire la tua misericordia e la tua parola ai fratelli. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. La ringrazio, Eccellenza, per le parole che ha rivolto
al popolo di Dio di Santa Domenica e per la preghiera che hanno fatto anche per me, per la mia comunità. Grazie. Sono certo che anche voi, insieme alla comunità tesore che l'accompagna nell'episcopio, nella cattedrale, ci ricorderete sempre nelle vostre preghiere. Essendo che la giornata dei nonni è l'arte dei talenti anche della nostra comunità parrocchiale, del signor Giuseppe Peppino Salerni e di sua figlia, che hanno questo dono, questo talento di dipingere. Io ho preso questo quadro Eccellenza perché questa comunità, molti anziani, hanno imparato i propri nipoti a pregare. E credo che anche a voi porterà un ricordo di come vi hanno insegnato anche a voi le semplici preghiere di rivolgerci al Padre e alla Mamma del Cielo che mangia. Un piccolo segno di gratitudine per voi. Ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale di questa città di Santa Domenica Talao, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Giuseppe la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Giuseppe ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, su tutta questa comunità e vi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate. Pace. Dobbiamo ringraziare anche il coro per i canti, per aver animato così bene questa celebrazione.
Buonasera Eccellenza, ci rivediamo, ci ritroviamo per la festa di San Giuseppe. L'altro giorno eravamo a Santa Maria del Cedro, oggi siamo a Santa Domenica Talao e in tutte e due le occasioni ho visto una partecipazione veramente importante da parte delle comunità. Sì, è bello vedere quanta devozione, quanta fede c'è in queste nostre comunità verso anche questa figura, come diceva anche l'Omeria, così bella, così poliedrica, che è San Giuseppe, che veramente riesce a dare, insomma, tanti riferimenti, tanti suggerimenti per la nostra vita familiare, sociale, culturale, per cui ben venga che ci sia questo legame. L'importante è che non sia solo una devozione, ma che diventi poi anche un cammino di fede, qualcosa che si traduca nella vita poi anche di ogni giorno, questo sì. Appunto lei diceva che la comunità, come adesso ha espresso anche ai nostri microfoni, la comunità deve abbracciarsi e cercare di educare soprattutto i giovani ad essere più uniti, guardando più, come si dice, con fiducia al futuro. Sì, questo sì, dobbiamo dare un messaggio di speranza, di ottimismo e dobbiamo essere noi più adulti, come lo è stato San Giuseppe, custodi, padri che sanno educare i più giovani, anche dando loro proprio ottimismo, speranza, fiducia in un domani che noi vogliamo costruire con il nostro impegno, con le nostre responsabilità, un domani che sia migliore, che sia bello, significativo per i nostri ragazzi. Sì. Eccellenza, oggi è la festa anche dei nonni. E San Giuseppe è il nonno per antonomasia a questo punto. Sì, oggi la festa dei nonni, degli anziani, il Papa su questo veramente insiste molto, avere questa attenzione per gli anziani, per i nonni, ha voluto questa giornata, ormai sono già 3 anni che nella vicinanza di Santi Gioacchino ed Anna si celebra questa giornata. Noi dobbiamo essere grati a chi ci ha preceduti, ci ha accompagnati, ci ha dato la vita, ci ha custoditi e ci ha dato anche la fede. Quindi è bello che ci sia questo legame anche generazionale tra i più giovani e i più anziani. Grazie, buon rientro. Grazie. Don Miguel, finalmente è arrivato il 23 di luglio, finalmente la festa e si vede tutta la gioia sul suo volto. Sì, abbiamo atteso tanto questo giorno. E soprattutto ci siamo preparati con un bel novenario di cui abbiamo avuto abbiamo preso tanti spunti sui pregi di San Giuseppe che la comunità parrocchiale oggi ha tinto. Ma siamo felici perché la presenza di Monsignor Vescovo nella nostra comunità è un segno davvero di paternità. Da molti anni la nostra comunità parrocchiale non ha visto la presenza del Vescovo per appuntamenti pastorali, certamente, e tenerlo proprio oggi, in questo giorno, è stato veramente un regalo di San Giuseppe alla popolazione. Ecco, lei, io l'ho seguita, lei con tanto impegno è arrivato a questo giorno perché è una festa, ma è una festa della comunità, è una festa di gioia. Abbiamo visto le cinte, abbiamo visto i devoti assistere veramente con impegno morale a questa messa e poi la festa continuerà, no? Certamente, ci siamo preparati bene perché per la festa di San Giuseppe qui a Santa Domenica è molto sentita dalla popolazione e soprattutto è molto seguita dai nativi di questa terra che per X motivi hanno dovuto emigrare altrove. E quindi molti tornano nel mese di luglio proprio per venerare il Santo Patrono. Lei parlava delle cinte, sì, le cinte sono voti della gente che per una grazia ricevuta o per una grazia che chiedono con insistenza, il quale io dico sempre chiedete e otterrete. E la festa continua, dice certo, continua perché oltre alla festa religiosa per il popolo ci deve essere anche la festa civile del popolo, del divertimento. E siamo felici perché questo anno la festa centrale l'ha offerta l'amministrazione comunale. Lasciamo un messaggio con questo filmato ai concittadini di Santa Domenica Talao in giro per il mondo che vedranno sicuramente il suo messaggio. Non dimenticarvi mai le radici, perché la terra è terra, lo dico io d'esperienza che sono argentino, però Santa Domenica Talao veramente è un popolo che porta tanto agli immigranti nell'America Latina.
E quindi il messaggio che lascio è: non dimenticate le radici, date il meglio e trasportate la vostra fede anche alla vostra generazione futura. Grazie e buon proseguimento. E Irena Nera in concerto, un bel applauso. Grazie, buonasera anche a voi, Mi sono... vi ho guardati tutta la sera però non vi ho ancora neanche salutati, siamo tra le altre cose giunti alla fine, quindi siete contenti perché è finito questo spazio. Sì, ma come chiudi? Come chiudiamo? Facci tu. A chiude come minimo chiama Zambader. Oh. Niente di me, forza, e tu non vuoi così? Dove sei, scusa? Metà Ravellini, metà Napoli. Ah, però tu sei metà, io pure sono metà. Di dove? No, sono proprio metà. Metà. Apolide, si dice apolide. Non so, ci mandi praticamente. Significa metà e metà. Hai capito? Metà, metà e metà. Metà e metà. Va bene. Ha detto che dobbiamo finire col botto. Per forza. Hai capito? Sto trasurato che vuole finire col botto. Lo sparo com'è, finisci col botto. Comunque, grazie, Santa Domenica da là. Brava. Beh, io vorrei che veniste qui a ringraziare anche voi perché ultimamente non... regalo di Massimo Catalano, un plettro. Bravo. Che è un valore affettivo, Grazie Massimo. Ragazzi, io vorrei che veniste qui a ringraziare perché sono stati davvero di un'accoglienza
pazzesca, tra l'altro vedo musicisti. Ciao. E ringrazio veramente tutti quelli che sono venuti anche da fuori. E adesso si dice. One, two, three. Grazie! Ole! Sapevo che ti